se vogliamo, anche di aspirina, abuso di determinati farmaci che ovviamente ora sono ad alti livelli, sono anche l'ormone della crescita, l'EPO, abbiamo sentito ancora le emotrasfusioni ancora presenti, quindi il cambio di sangue. E informare su quello che sono i rischi, perché il problema soprattutto sono tutte le conseguenze che vanno incontro i giovani facendo uso di queste sostanze. E si pensa che la sostanza non porti solo dei benefici, ma porta anche moltissimi rischi per la salute dell'individuo. Purtroppo la cronaca è piena di ex atleti che hanno queste diciamo malattie misteriose che gli vengono a una certa età e fa venire sempre il dubbio di quello che può aver preso durante l'attività sportiva, perché di solito i problemi si presentano tra i 40 e i 50 anni poi dopo. Allora, qualsiasi sostanza presa da sano, prendendo un farmaco da sano, porta nel tempo a comunque dei sintomi e delle conseguenze. Parlo anche del semplice uso di bicarbonato di sodio che viene usato in diversi sport di resistenza, provoca dolori all'intestino con anche ovviamente una defecazione molto accelerata e anche nausea e vomito protratta nel tempo. Sappiamo anche del caso di una ragazza che era deceduta tempo addietro proprio per, si pensa, questo abuso di bicarbonato di sodio. E non è un farmaco, non è assolutamente una sostanza proibita, ma parliamo di assunzione, di abuso sempre, di queste, soprattutto a soggetti sani. E questa è la grande difficoltà, che soggetti sani che devono integrare, no? Aggiungere qualcosa perché sono troppo affaticato, non mi accetto nell'affaticamento, non va bene che io sia stanco, il riposo non è contemplato nella nostra società, quindi culturalmente la società deve vincere e non fare mai fatica. Di conseguenza questo non far mai fatica e vincere porta a dire cosa devo prendere per rimanere a questo livello, rimanere a quello standard, e quindi ci si avvale di quello che è la sostanze farmacologiche e a volte si utilizzano anche sostanze psicattive per rimanere sempre up, sopra le righe. Ovviamente, come tutte le puntate da qui in avanti, Pianeta Wisponere è anche un'interazione con il pubblico. Potrete scriverci sulla pagina Facebook del Comitato Provinciale di Wisp Bologna, basta che nelle ricerche digitiate Wisp Bologna per fare delle vostre domande al nostro ospite, oppure un SMS 0549 475, è semplicemente un cellulare che abbiamo qui in diretta, quindi risponderemo immediatamente appena arriveranno le vostre domande. Ripeto il numero perché è nuovo, non l'abbiamo mai dato, comunque 348 0549 475. Stefania, tu lavori anche con i giovani, hai detto sei docente, la cultura del doping c'è tra i giovani, ovvero è percepita come una cosa negativa il doping, o come dicevi prima c'è questa percezione che il doping faccia bene, faccia arrivare a prestazioni senza della quale non si raggiungerebbero mai, ecco. No, nel senso, allora, la sostanza dopante per i giovani è demonizzata a livello culturale, cioè si sa che è una cosa da non fare, da non praticare, ma quello che sono le varie pratiche dopanti, che comunque sono a volte simili all'assunzione di un farmaco per riuscire ad arrivare a una determinata prestazione, di questo non c'è cultura. Si minimizza l'uso degli antinfiammatori, si minimizza l'uso di l'aiutino anche nell'ambito dello studio. Ecco, questo ti volevo chiedere, conosci dei casi che anche nella tua scuola magari hai saputo di ragazzi che per poter affrontare anche una notte di studio intera si aiutavano con sostanze? No, questo non lo dichiarano e non lo dicono soprattutto a un docente. Ah beh, sicuramente. Però l'abuso di caffè, no? Se vogliamo, o il mantenersi appunto svegli per tanto tempo utilizzando caffeina. Ci sono energy drink sul mercato oggi che si avvalgono proprio di questa necessità, che se vogliamo indotta, o dell'aspetto sociale, culturale, che vedono in queste energy drink per i giovani un modo per poter rimanere sempre attivi.
Io penso spesso che sono purtroppo un'anticamera di determinate pratiche. E non è, per quanto riguarda il passato, abbiamo che la marijuana era un'anticamera dell'eroina, ma questo non è stato provato, ma nel mondo della prestazione l'uso di qualche aiutino può aiutarti ad arrivare più facilmente a un uso di sostanze dopanti. Toglie dei tabù, diciamo così. Sì, se inizi ad abituarti innanzitutto a una pillola o a un additivo chimico, se vogliamo, qualche cosa che ti fa sentire meglio di come ti sentivi prima attraverso un agente esterno. Quindi inizia a crearsi una dipendenza psicologica. Io mi occupo di, sono psicologa dello sport e nel momento in cui ho affrontato le tematiche del doping come psicologa dello sport, devo dire che ho avuto una profonda riflessione sul caso di accompagnare atleti anche di alto livello, perché non ero a conoscenza delle varie pratiche che loro avevano. Però pensare che il mondo che li circondava poteva influenzarli nell'utilizzo, dovevo anche lavorare sugli aspetti etici e anche quelli del fatto di avvalersi delle proprie competenze, delle proprie capacità, senza dover necessariamente ricorrere a un agente esterno per sostenere determinati allenamenti. L'esasperazione dell'allenamento, l'esasperazione dell'arrivare o voler giungere a superare limiti che l'uomo ha, questo purtroppo il mondo dello sport sempre di più l'ha portato avanti e l'ha voluto sposare, non lo sport per il benessere e per la salute, ed è questo sul quale io poi alla fine mi sono orientata e ho cambiato direzione, quindi come psicologa dello sport che promuove l'attività fisica per la benessere e la salute data dal movimento, dall'attività fisica e dall'attività sportiva. Compresa l'attività sportiva. Certo, L'attività sportiva fa bene. La cosa che colpisce è che cosa si può arrivare pur di fare una prestazione sopra i propri livelli umani. Cioè, io sento queste emotrasfusioni, ti tolgono il sangue, lo lavorano, lo lasciano in frigo, te lo rimettono. Addirittura Riccò qualche tempo fa rischiò la vita perché il sangue che aveva rimesso dentro il suo corpo non era più buono. Cioè, cosa si può arrivare pur di raggiungere la prestazione? Quali meccanismi scattano dentro la persona pur di arrivare alla vittoria, a battere il proprio record? Che cos'è che può far fare a questi atleti, a questi ragazzi, perché poi sono tutti persone giovanissime, farsi una violenza del genere pur di avere l'approvazione del pubblico? Cos'è? Cosa può essere? Ma innanzitutto c'è una simile a un delirio di onnipotenza, cioè di non aver, che nessuno e nulla potrà contrastare te e quello che vuoi fare, quindi anche il pensiero di essere invulnerabili. Quindi io posso assumere qualsiasi cosa come chi va alle massime velocità e non può succedergli nulla, quando in realtà è passibilissimo di un incidente, di una perdita di controllo, come chi va forte in moto o va forte in macchina. In quel momento la persona è totalmente irrazionale in questa situazione, non ha pienamente la consapevolezza, minimizza a se stesso e agli altri gli effetti nocivi dell'assunzione, e parliamo dell'alto livello, ne fa gioco sicuramente l'aspetto economico, mentre nelle fasce amatoriali una emotrasfusione, un'assunzione di eritropoietina è data invece dalla superficialità e dalla scarsa cultura degli effetti e dei rischi dovuti per la salute dell'individuo, oltre che a questa debacle che noi abbiamo di morale, cioè dove oggi il rispetto dell'altro, il rispetto delle regole sono prese in giro, derise. Io ho gli alunni che mi dicono: ma ci sono ancora persone che rispettano le regole? E si mettono a ridere. E dai giorni ma fa perché un po' paura. Io devo rispettare delle regole, esatto, quando gli altri non lo fanno? Questa è la società di oggi che ti porta a voler trovare la scorciatoia e sempre di più per poter raggiungere un obiettivo, un risultato. E purtroppo i giovani
Io lavoro molto volentieri con gli adolescenti perché sostengo loro nella condizione di forza sull'aspetto etico e morale, per aiutarli a essere più coraggiosi nei confronti della società di oggi. La società di oggi ha bisogno di persone coraggiose, di giovani che abbiano il coraggio di far valere i propri diritti e di rispettare però le regole e chiedere che vengano rispettate. La cosa molto strana è che si vive in un mondo che è quello sportivo, parlo dell'alto livello, dove si sa che il doping è molto diffuso, però si chiude un po' diciamo un occhio o tutti e due. Poi quando c'è il caso, la persona la si distrugge, si punta il dito e dopo pochi tempi quella persona lì va nel dimenticatoio e ritorna tutto come prima. Cioè non riesco a capire questo, viviamo in una società dove il doping è tollerato, poi quando però viene alla luce il caso eclatante, tutti contro la tete, mi viene come è stato massacrato Schwarzer prima delle Olimpiadi, cioè è stata una situazione davvero quasi imbarazzante, sono andati a scavare nella vita anche della sua fidanzata, insomma hanno fatto di tutto, poi però sono passate le Olimpiadi come se tutto fosse normale, abbiamo visto delle prestazioni bioniche e tutto è andato normalmente. Ma questo è evidente, no? È evidente il gioco che porta dietro, cioè gli interessi economici che stanno dietro al mondo dello sport di alto livello e gli interessi di poteri, gli interessi di poltrone, la necessità di mantenere determinati ruoli. E il capro espiatorio è importante in queste situazioni e poi demonizzare solo una persona, perché tutti si scaglino contro quella persona e quindi ci si dimentichi di quello che è effettivamente la condizione dello sport e l'obiettivo che lo sport si è posto o le domande che ognuno si può fare, ma faccio attività sportiva per vincere o faccio attività sportiva perché mi piace, mi fa bene, mi serve per la mia salute? Allora, se faccio attività sportiva per vincere, hai iniziato il punto di partenza, hai sbagliato il punto di partenza, diciamo. E quindi sì, mentre per quanto riguarda, io ce l'ho proprio qui, quindi si vede forse anche dall'inquadratura questo libro di Sandro Donati, abbiamo fatto un incontro con questo consulente del WADA, che è un organismo antidoping internazionale, è stato consulente del CONI, ha lavorato tanti anni all'interno, proprio conoscendo dirigenti, atleti, è un po' stronca il mondo sportivo italiano, diciamo che il CONI non fa una bellissima figura, sembra quasi che ci sia stato un doping di Stato negli anni in cui negli anni presi in esame da questo libro che si chiama Lo sport del doping, ecco, lo faccio vedere. Diciamo che uno che legge questo libro ha diversi miti che crollano. Sì, nel senso che Alessandro Donati nel suo libro è molto chiaro, è una cronaca, in realtà non è un racconto ma è una cronaca vera, documentata, ed è particolare come questo testo, e chi lo leggerà, e lo invito a leggerlo, è uscito a dicembre e fa numerosi nomi, sì, fa nomi e nessuno, non risparmia nessuno, è emerso e nessuno ha controbattuto. In Italia vige la politica del silenzio, no? Meglio non attaccare, meglio non controbattere, perché in questo caso rischierebbero, e lui stesso nell'ultimo incontro che ha avuto qua a Bologna ha detto che è pronto a ricevere anche, come dire, fare dei contraddittori, ma questo non si è verificato. Tra l'altro un libro che fa questo tipo di racconti facendo nomi e cognomi avrebbe dovuto scatenare un polverone, io non l'ho visto, penso di non averlo visto sulla Gazzetta dello Sport, adesso mi viene in mente il giornale più importante sportivo sbattuto in prima pagina con miti dello sport italiano
messi, diciamo, un po' in imbarazzo da questo libro, invece è tutto sotto silenzio, come certo. se non fosse successo niente. Poi però quando ci sono, abbiamo detto, questi casi sospetti purtroppo di persone, di atleti, ex atleti che si ammalano, diciamo, però chissà che cosa ha preso in... Sì, e si mettono sempre comunque in un trafiletto molto piccolo, esatto. nel giornale in fondo, anche le squalifiche per doping si mettono alla fine, o medaglie olimpiche tolte si mettono alla fine dei giornali, non vengono mai messe, ovvio la carta stampata non sta lavorando a favore dell'attività sportiva, ma segue quello che è il business, quello che è la necessità di mostrare qualche cosa di finto, falso, artefatto, e non può distruggere quello che in realtà lo fa vendere. Quindi è difficile parlare di questo, è difficile andare e ricostruire. Io come sposo assolutamente la teoria di Donati, di una confederazione delle attività sportive, che anche WISP sta cercando e riflette su questo aspetto, che si orientino tutti allo svolgimento dell'attività sportiva per il gusto di divertirsi e competere insieme, ma con altri principi, e ricostruire tutto da capo. Questo spesso il ciclismo si è sentito dire andrebbe fermato, andrebbe stoppato per un po' di anni, ma sono sempre bellissime parole, ma che non vengono mai portate a termine o riuscite a realizzare, proprio perché è sempre il cosiddetto dio denaro che alimenta la fame della vittoria e della possibilità di ovviamente continuare ad andare avanti. Cioè il ciclismo, che è praticamente quotidianamente sulla carta stampata per problemi di doping, ma ormai stanno cadendo anche gli ultimi muri, perché abbiamo visto, letto ieri, di un ex atleta del rugby che veniva considerato lo sport etico, morale, sportivo, di grandi valori, che ha ammesso di essersi dopato in nazionale, di essersi dopato nel suo club, però l'ha fatto a 50 anni, insomma, quando ormai la sua carriera era bella che è finita, i suoi trofei alzati allora ce li ha ancora lì, ed è tutto normale, tutto come se fosse, era proprio in fondo alla gazzetta, eppure è stato nazionale francese importantissimo. Ma io purtroppo lo annuso appena dei figli, porto nell'attività sportiva, quando ci si complimenta con il tecnico, con l'istruttore, con l'allenatore che accompagna i propri figli, io accompagno i miei figli, mi complimento per le belle iniziative che vengono svolte, spesso vengono minimizzate se i risultati non sono stati positivi. I risultati, bambini di scuola elementare, e qui purtroppo è quello che lo sport federale ha portato, ha insegnato. Io devo dire, ci vorrebbe proprio una bella rivisitazione di quello che sono gli obiettivi che ha ciascuno degli allenatori, istruttori e dirigenti sportivi che si mettono nel mondo dello sport. Qual è il loro obiettivo? Fare divertire la gente e gioire, non per la vittoria, ma per il bel gioco, per la bella attività. Abbiamo benissimo, sappiamo, vediamo benissimo tutti il calcio di alto livello. Un risultato vuol dire poco, mentre spesso un risultato per un giornalista o per il tifoso è la cosa fondamentale. Posso aver vinto giocando malissimo, che è importante lo stesso, possono dal risultato io e osanno chi il vincitore e demonizzo chi ha perso, che casomai ha perso solo per un colpo di sfortuna. O sfortuna o per arbitraggio sbagliato, per insomma non viste determinate cose, anzi forse l'altezza maggiormente l'altra, ma questo non interessa né alla carta stampata né alle persone che i tifosi, e questo purtroppo sia la tifoseria, ma spesso influenza, ecco, l'alto livello purtroppo influenza la società e come la pensa la società. Quindi l'importante che cos'è? È il risultato, il punteggio. Quanto ho vinto, di quanto ho vinto, e questo sì, va proprio dalle categorie, primissime categorie. Sì, questa è la cosa scandalosa, ragazzi, cioè nei bambini. Neanche 10 anni. Io stesso a mio figlio chiedo, hai sentito nella partita come hanno giocato, come sono... No, mi hanno detto il risultato, mamma. E dico,
ti hanno detto solo il risultato, ma ti hanno detto come hanno giocato? No. Ti hanno detto quanto hanno fatto, chi ha fatto? No. Quello conta. Basta. Quello conta. Quello conta. Come hai giocato, sei riuscito a mettere in pratica quello del quale tu ti sei preparato, stai preparandoti, sei riuscito a migliorare e insieme, se parliamo di sport di squadra o di uno sport individuale, sei riuscito nella gara a superare quello che sono le ansie, le difficoltà di qualsiasi esame che si presenta nella vita. Su questo tu ti confronti? No. Sai se sei cresciuto? No. Il risultato è purtroppo quello che fa discutere, sul quale verte tutta la discussione nel mondo dello sport, non su quanto ti è servito, quanto hai imparato. È quello, la stessa cultura che è quella del voto nell'ambito scolastico: quanto hai preso, quanto sai? Non puoi chiederla, sai sufficientemente. Perché a volte il voto non rispecchia il vero. No, magari uno è stato casomai è stato, ha preso una cosa, argomento, certo, che non sapeva, in quel momento è stato un imbarazzo che ha avuto, allora devi lavorare sul concetto di controllo dell'ansia, controllo delle emozioni, migliorare la tua prestazione in un determinato momento. Ma questo non va affrontato, non è quello che noi dobbiamo insegnare culturalmente. E invece è la base assolutamente del vivere sano e vivere, anzi, con una migliore gestione delle emozioni e del rispetto della cultura, del rispetto dell'altro. Cosa sta facendo? Visto che siamo già ai 24, di solito le nostre trasmissioni durano una mezz'oretta, massimo 35 minuti, quindi vorrei entrare nell'argomento WISP, ovvero che cosa sta facendo la WISP per cercare di combattere questo malsano modo di pensare. Prima abbiamo detto che tu sei consulente per il progetto Palestra Sicura, direi che è un po' il capostipite dei progetti che parlano di questo. Ma innanzitutto WISP ha iniziato a inserire nella propria, nel programma dei corsi di formazione degli istruttori dal nuoto e altro, una materia che è prevenire il doping e costruire una cultura, e quindi ha iniziato già tempo addietro. Poi ha sposato il progetto Palestra Sicura della Regione Emilia-Romagna, che significa, cosa vuole ottenere questo progetto? Nel cercare di far sì che chi pratica attività fisica e attività sportiva lo faccia in società sportive, in piscine o in palestre che sottoscrivono un codice etico alla regione e vengono inserite in un codice etico, in un registro di palestre etiche, e facendosi carico di una serie di compiti, che è quello di informare sui diritti del bambino, informare sulla piramide alimentare, informare sulla piramide dell'attività fisica, quindi diventare il veicolo di il mediatore sociale, se vogliamo essere ancora più chiari, per trasferire informazioni al cittadino che usufruisce dei suoi spazi. WISP l'ha sostenuto, lo sostiene ancora, sta ampliandolo tutte anche le piscine che stanno cercando di entrare a far parte anche loro di questo registro di società etico, di piscine etiche, e accogliere anche vari tipi di target, perché da palestra etica, società etica, si passa a palestra sicura, perché sono palestre che hanno anche un personale specializzato che possa accogliere persone diabetiche, cardiopatiche, dismetaboliche, con personale specializzato addetto, ed è necessario una serie di accorgimenti che si devono attuare in rete col servizio sanitario regionale, ed è un percorso molto articolato e che partito praticamente sperimentalmente nel 2008, ma ha visto la sua realizzazione con una delibera nel 2011 e da quest'anno si stanno iniziando a vedere i frutti. Sono palestre che si autoproclamano doping free, perché sappiamo che nel mondo delle palestre, delle piscine, purtroppo anche a livelli davvero molto bassi, infimi, c'è la cultura dell'aiutino. Spesso si legge anche nelle cronache, sono gli stessi
gestori della palestra, che ma fruitori, sì, comunque girano, invece queste palestre fanno attenzione che ci sia una diciamo una, che la loro palestra sia un mondo doping free, abbiamo detto. Quella cosa dell'educazione alimentare non va messa in secondo piano, perché in pochi sanno che con l'educazione alimentare si possono ottenere risultati sorprendenti, perché mangiare bene è quasi è la metà della prestazione. Infatti quasi. È questo che se lavoriamo sulla prevenzione. Prevenzione all'uso di doping, è una delle porte è l'alimentazione. Un'alimentazione corretta che sostituisca anche tutto quello che è invece la pillola integrativa, che integra l'alimentazione. Perché la maggior parte delle cose in natura ci sono, di quelle che si prendono tramite pillola. Assolutamente, quindi. Assolutamente, e anzi sono combinate in modo che l'uomo comunque non riesce a combinarle in quel dal punto di vista chimico, e poi sono sempre sintetizzate, mentre nell'alimento, nella frutta, nella verdura sono complete e si sostengono tra l'altro e riescono a dare una serie di benefici che la pillola in sé non dà assolutamente, e anzi può creare anch'essa dei problemi. Un uso indiscriminato di integratori proteici può avere effetti sia sull'apparato renale che sul fegato. Sì, non solo le sostanze proibite, perché qui non si parla soltanto di sostanze nandrolone, eritropoietina, ma quegli integratori comprabili tranquillamente in qualsiasi farmacia, anche quelli bisogna stare attenti alla funzione, magari un medico è sempre bene consultarlo. Assolutamente, sempre bene, sia per le dosi, sia per la necessità dell'individuo, se ne ha bisogno. Ecco, bisogna valutare se ne ha bisogno, quindi deve fare delle opportune analisi, non avvalersene e prenderle indiscriminatamente, a cicli periodici decisi individualmente, ma avvalersi di un medico e di un suggerimento appunto da parte del medico competente. Cosa ne pensi delle pubblicità di questi prodotti? Perché ormai siamo invasi, ce ne sono, magnesio, calcio, cioè sembra che non abbiamo mai vissuto senza. Sì, sì, che non si può vivere senza. Non si può vivere anche senza farmaci, è quello che ci dicono le pubblicità. Non si può vivere senza integrazione ed è necessaria per vivere meglio. E questo è quello che tra l'altro appunto con Palestra Etica e Palestra Sicura cerchiamo di promuovere insieme alle società e alle palestre che vi aderiscono, per promuovere invece un'alimentazione corretta e sostenerla e aiutare le persone a capire come riuscire a migliorare la propria cultura alimentare e sostenerle anche in questo, cosa che molto spesso nel mondo dello sport ciò non avviene. Bene, noi siamo praticamente in chiusura di questa prima puntata di Pianeta Wisp On Air, questa novità streaming, speriamo sia piaciuto, tecnicamente è riuscita perfettamente, quindi sono molto contento che sia andato tutto per il verso giusto. Intanto ringrazio Stefania Bottazzi. Grazie per mille. Essere stata con noi, e vi ricordo che questa puntata è comunque visibile sul sito wispbologna.it a partire da domani, la metteremo come se fosse in diretta, non sarà in diretta, ma potrete seguirla quando vi fa più comodo, e quindi collegatevi al nostro sito e rimanete con noi per la prossima puntata, sarà sempre il mercoledì alle 18, sempre su questo sito, sempre alla stessa ora. Grazie e buona serata.